Rosso Nero, amici di YouTube, allora grazie di cuore a tutti per la live di ieri sera. Siete stati in tanti, sono stato davvero contento, mi sono divertito come al solito quando posso parlare con voi. Grazie di cuore. Notizia clamorosa, ma prima iscrivetevi al canale, sempre le solite cose, campanellina degli aggiornamenti, like di sostegno. Ha un cuore rosso nero come voi. Detto questo, clamoroso, se fosse vero, ragazzi, sempre io dico, prendete queste notizie con le pinze, notizie che anche io non mi invento, perché se no sarei un folle, proprio sarei pazzo scatenato. Si dice che Mino Pizzaiolo Raiola sia andato da Maldini per verificare se c'era una disponibilità di rinnovare a Gigio Donnarumma. Allora, raga, diciamo che né Mino Raiola né Gigio Donnarumma fino adesso si sono esposti. Dopo il fattaccio, dopo la separazione brusca dal Milan. Ma se fosse vero una cosa del genere, mi riderebbe il buco dal culo, mi riderebbe l'ano a dismisura, perché è quello che tutti noi rossoneri gli auguriamo, perché comunque tutto quello che è successo è surreale. Tutto quello che lui ha detto è fuori dal normale. L'amore che ha sempre dato, l'amore che ha sempre detto di avere per i nostri colori, sarebbe, guarda, è stata una cosa vergognosa. Quindi io comunque la prendo con le pinze questa notizia, perché dopo sapete anche voi che i giornali, per vendere più copie, sparano fuori questi titoloni incredibili, perché sono incredibili. Però io non voglio credere che dopo anni di carriera di Mino Raiola si sia ridotto a questa situazione. Non lo voglio credere, da dover calare la testa, andare da Maldini e chiedergli se c'è margine per un rinnovo dopo che noi abbiamo preso Magnan. Allora, prima cosa. Se proprio voi vi siete accorti di avere sbagliato e fosse vero, prima cosa voglio davanti il portiere e dietro il procuratore, con il portiere che si scusa, che dice il perché ha fatto questo, ma sappiate che noi tifosi, cioè voi potete trovare tutti gli avvicinamenti che volete, noi tifosi. Non dimentichiamo un cazzo. Io come tifoso non perdono più niente. Se dovesse davvero succedere una cazzata del genere, sei il secondo di Magnan, ma non farlo. Io te lo dico da milanista, non farlo. Io spero vivamente che non sia successo una cosa del genere, che sia una fake news, perché sarebbe una pagliacciata su pagliacciata che è stata fatta da Mino Raiola e da Donnarumma. Un ritorno, un ricongiungimento, un capire di aver sbagliato non esisterebbe, è fantascienza. Noi non vogliamo più essere presi il culo da quella coppia. Dopo vi dico, raga, economicamente se firmasse, se farebbe il rinnovo e l'anno prossimo lo cediamo, lo vendiamo subito, non sarebbe neanche un male volendo vedere, ma doveva farlo prima. Lui doveva chiedere al Milan, va bene, rinnovo il tuo contratto. Però io l'anno prossimo voglio essere liberato per 40 milioni. Si trovava l'accordo, si faceva la stagione, si vendeva. Adesso è troppo tardi. Parlare di
Donnarumma è fastidioso, escono queste notizie ieri comunque in live, mi avete chiesto tutti se anche io ho sentito quella voce. Sì, l'ho sentita, l'ho letta. Per me è pura fake news, perché se no qui si sta parlando di uno che ha preso il pallone d'oro dei procuratori, ma che in realtà è un poppante se ha fatto una cosa del genere. Ma non ci credo, non ci credo. Assolutamente, ve la riporto così come l'ho letta, sempre Forza Milan. Ai noi di quello che capiterà ai mercenari non ce ne frega un cazzo, perché noi abbiamo Magnan e ci teniamo Magnan, sempre Forza Milan.